In natura vale la regola che il più forte vince, allora nella giungla urbana le piccole auto come la nuova Citroen C1 si difendono con un look aggressivo. Guardate i fari. Il look del frontale è l'elemento distintivo di questa piccola francese. Nata assieme a Peugeot e Toyota, è disponibile sia in versione a 3 e a 5 porte oppure anche con il tetto apribile. Dietro i fari sono più semplici di quelli anteriori, ma secondo me danno un bel tocco di eleganza a tutta la vettura. Il bagagliaio ha un lunotto in vetro, in questo esemplare non lo posso aprire, ma potete vedere i video della Toyota iGo e della Peugeot 108 per capire lo spazio. E poi dentro si sta abbastanza bene, anche se i centimetri per le gambe, le spalle e la testa sono giusti, soprattutto con questo tetto apribile che è molto bello. Vedete? È enorme. Sotto il cofano di questa cittadina parigina due motori a benzina a tre cilindri, 1000 e 1200 di cilindrata. Arriva in vendita in primavera, subito dopo il Salone di Ginevra, con prezzi che dovrebbero rimanere allineati a quelli attuali.